Il mare va rispettato. Dicono che un bravo marinaio è quello che torna a casa in un mare in tempesta. Il vero marinaio in quel mare non si trova, perché lo previene, perché lo rispetta, perché sa capire il linguaggio del mare. È l'acqua quell'elemento che ci ha difeso per millenni, ma è anche l'acqua che ci ha portato via tante vite umane, è l'acqua che va rispettata sempre. L'idea del Salone non è soltanto quella di esporre appunto le nostre meraviglie, ma anche quella di recuperare un'idea di Venezia aperta alle famiglie, aperta appunto alle persone che vanno per mare. E si va per mare non solo col mega yacht, si parte con la barca piccola, con la barca media, si cambia la barca e si arriva, se si può, anche alla barca di lusso. Ma noi dobbiamo ottenere tutta la filiera, perché in quella filiera sta proprio la nostra arte millenaria. Come amministrazione comunale l'abbiamo già finanziata per 3 anni, per cui non è pensabile che sia una estemporaneità, vogliamo che diventi un appuntamento fisso. Ci cimenteremo anche con gli errori che sicuramente faremo per poterli modificare anche gli anni dopo. Abbiamo già iniziato a prendere le iscrizioni, noi qui abbiamo tutto il sold out in questo momento. Dal prossimo anno faremo ancora meglio. Certamente non c'è solo l'Arsenale, ma c'è tutta la città che si mette a disposizione. Già quest'anno tutti gli alberghi, le categorie economiche, perfino tutta Mestre e Marghera, tutti i negozi sono addobbati del Salone Nautico. La sentiamo con una grande festa popolare. Cioè tutti recuperano l'idea del nostro mare. Tutti sono invitati. Quest'anno, il prossimo anno, venite a Venezia. Venite anche se potete con la barca. E per quello che è possibile venite a comprare una barca, perché la barca è un'esperienza meravigliosa, una sfida continua di ognuno con se stesso e la propria famiglia. Credetemi, è un'esperienza meravigliosa, chi va in mare lo sa, è una malattia quasi, però è la cosa più bella del mondo, andare, vedere l'orizzonte, perdersi con la propria amata, con i propri figli, è un'esperienza indimenticabile, la vogliamo raccontare, la vogliamo far vedere dentro un'arte e una storia millenaria.